Buongiorno, buongiorno, oppure buonanotte, dipende, perché questo è un esperimento, e cioè questo video è stato caricato in anteprima per gli abbonati al canale e poi invece la mattina della domenica per tutti gli altri, quindi fatemi sapere quando l'avete visto qui sotto nei commenti, fatemi sapere se volete vedere altri video in anteprima prossimamente. Caio Orghe, Barrenechea, Mati Sule, fate questo miracolo, siamo nelle vostre mani, Eusebio Di Francesco, fai qualcosa, regalateci una gioia, vecchi cuori bianconeri e mister Di Francesco, mi scongiuro, perché stasera si gioca una partita tra Inter e Frosinone, una partita che sembra scontata, no? Sulla carta sembra andare tutto in direzione Inter, ma anche le partite più scontate possono nascondere delle insidie e quindi cerchiamo di sperare che l'Inter possa perdere qualche punto e presentarsi all'Allianz Stadium per lo scontro diretto o a pari punti con la Juve oppure da squadra che addirittura sta sotto, anche se temo che possa esserci una sorta di contraccolpo psicologico, ma di questo poi parleremo. Abbiamo due settimane per fare tante chiacchiere, per fare tanti commenti, tante congetture ed esprimerci, però cerchiamo di fare il più banale dei calcoli matematici. Juventus quota 29 punti, attuale capolista della Serie A, in attesa appunto della partita dell'Inter che gioca domenica sera. Inter quota 28, quindi in caso di sconfitta dell'Inter a San Siro col Frosinone, quotata poco se non pochissimo, se non quasi inesistente, avremo questa classifica, Juve 29, Inter 28. Caso di pareggio, le due squadre si troveranno in uno scontro diretto giocato a pari punti e per me sarebbe meraviglioso, devo dirvi la verità, io spero tanto nel pareggio dell'Inter, perché andarmi a giocare uno scontro diretto con Juve Inter a pari punti, prima in campionato da sole, sarebbe veramente bello. Oppure l'Inter vincerà e la Juventus arriverà a meno 2 allo scontro diretto, cercando di provare magari a vincere la partita e andare a più 1 facendo il sorpasso, perché qua poi a forza di sorpasso contro sorpasso, però sono soltanto provvisori, poi quella partita lì vale dei punti veri. A me ha fatto un po' ridere sentire Massimiliano Allegri che continua, c'è un martello pneumatico, quando gli hanno chiesto ma l'Inter è favorita per lo scudetto, l'Inter, il Napoli e il Milan. Ha ributtato il Milan all'interno del discorso, è veramente un martello pneumatico, li vuole uccidere, vuole ucciderli proprio, farli fuori definitivamente. Milan sta passando un bruttissimo periodo, no? Non è tanto per il discorso dei punti, poi il Napoli può giocare, può sorpassare il Milan, può andare a 24, il Milan 23, oppure rimanere lì, oppure rimanere dietro, non è quello, però il Milan sta attraversando un periodo davvero complicato in questo momento in Serie A, e io stesso che a inizio campionato davo il Milan per favorito, e secondo me il Milan continua ad avere una rosa di alto livello, ma quest'anno manca tanto del lavoro di Pioli, secondo me quest'anno Pioli sta lavorando abbastanza male, ma Allegri comunque il Milan lo mette tra le favorite, il Napoli pure, l'Inter anche, la Juve non c'è nel discorso, mi spezza perché non c'è logica qui dietro, anche se c'è da dire che effettivamente non è tutto oro quel che luccica, non è ancora stato completato niente, e anzi io voglio dirvi anche una cosa, e cioè che vedo tante persone convinte che ormai sia finita tra virgolette la stagione, o che si sia raggiunto un punto di equilibrio, o che si sia raggiunto un punto definitivo, più che di equilibrio definitivo, perché questo sarebbe ancora peggio, perché lasciando stare poi quella che sarà l'Inter e la partita, lo scontro diretto con l'Inter, comunque dovremo tornarci sopra, ma in maniera marginale, io voglio ragionare insieme a voi, perché la Juventus in questo momento ha giocato 12 partite, ok? E non è neanche più la miglior difesa, in attesa della partita dell'Inter, appunto, la Juventus ha preso 7 gol in 12 partite, stiamo parlando praticamente di una partita in cui prendi gol e una in cui non lo prendi, anche se il dato è fortemente inquinato dai 4 gol del Sassuolo, però io guardo il calendario della Juve che ne ha giocate, ripeto, soltanto 12. Cioè 12 sono poche su 38, ce ne sono altre 26, e io per arrivare a dare un giudizio definitivo sulla Juve,
perché io credo che sia impossibile oggi sbilanciarsi in maniera definitiva sulla Juve e bisogna rimanere molto cauti, perché la Juve adesso sta raccogliendo anche al fronte di prestazioni in cui magari qualcosina doveva lasciare per strada, ma nelle prossime c'è l'Inter, ne abbiamo già parlato, ne parleremo e ci saranno 2 settimane di fuoco, di discussione di fuoco su Juventus-Inter e domani sera capiremo anche un pochettino quale sarà poi la distanza netta. Il Monza, a Monza, devo stare qui a ricordarvi che cosa è successo l'anno scorso a Monza, spero di no, e poi Juve-Napoli. E abbiamo 2 scontri diretti che sono l'Inter e il Napoli in casa, e questo è sicuramente già qualcosa di positivo. Ok, quindi le prime 3 partite dell'anno, dell'anno dopo la sosta, Inter, Monza e Napoli, saranno partite toste, anche perché secondo me l'Inter e Napoli sono davvero 2 squadre che per costruzione o per valorizzazione possono fare in modo di dire che hanno delle rose superiori a quelle della Juventus, per valorizzazione o costruzione. Quindi sarà tosta, perché un conto è quando devi metterti a livello di squadre, come magari è stato il Cagliari stasera, scendi in campo e la soffri anche con una squadra come il Cagliari, non tanto perché il Cagliari abbia trovato chissà quali occasioni da gol, ma perché tu non sei bravo ad ammazzare partite, a gestire le partite, a chiudere le partite, andare in mandato, non sei bravo, e per questo a me fa anche un po' strano pensare che la Juve oggi sia prima in classifica. Devo essere onesto, a me fa strano pensare che oggi la Juve sia prima in classifica, perché guardo le partite della Juve e tutto mi viene da pensare fuorché è una squadra da scudetto, detta proprio fuori dai denti, papale papale. Quindi quando poi dovrai andare a confrontarti con l'Inter, che a detta di tutti o dei tanti è la rosa costruita meglio del campionato italiano, e poi il Napoli che sono i campioni in carica, e lì devi tirare fuori quel qualcosa in più, oltre al Monza che è una squadra molto organizzata e che è comunque abbastanza in alto, no? Lasciate stare che in questo momento, mentre sto registrando, sta perdendo per 1-0 contro il Torino, ma questo poco importa, perché poi lo scontro diretto cambia tutto. Ne ha parlato anche Allegri nel post partita, dicendo che non ha idea di quello che accadrà con l'Inter, perché se sono una squadra costruita per vincere, però lo scontro diretto è diverso, ed è vero. Lasciando stare queste 3, che secondo me sono le 3 partite che ti faranno un po' capire che sono 9 punti, sembra buttata lì, ma dal 26 di novembre all'8 di dicembre sono 9 punti, e sono 9 punti tosti. Poi ci sono delle partite un po' più tranquille, che sono Genoa-Juventus, Frosinone-Juventus, Juventus-Roma, stiamo attenti, ultima partita dell'anno, si giocherà il 30 di dicembre, e poi si ricomincia il 4 di gennaio, quindi praticamente cenone di Capodanno e primo dell'anno non si festeggia niente, le feste si sono già fatte in quel frangente lì, e si inizia con la Coppa Italia, Juventus-Salernitana, per poi ribeccare la Salernitana 3 giorni dopo, ma quella volta a Salerno per la Serie A, e chiudere il girone d'andata. Per quello che vi dico, che sì, 12 partite, in questo momento la Juve è prima in classifica attendendo l'Inter. Ma 12 partite sono poco e niente, poco e niente. E le montagne russe e i momenti di difficoltà arriveranno, ragazzi, arriveranno. Non pensiate che la Juventus possa rimanere in questo status positivo dal punto di vista del rendimento, perché ovviamente una squadra di calcio lo mette in preventivo che ci saranno i momenti difficili, allora bisogna cercare in quei momenti difficili di trovare prima degli altri la via d'uscita, perché sulla Juve difficilmente puoi parlare di un'organizzazione di un certo tipo, non lo siamo, e probabilmente servirà per uscire da quei momenti lì. Ed è per quello che vi dico che io tuttora guardo una partita della Juventus, o più partite della Juventus, anche se venendo da 5 partite di fila in cui abbiamo vinto, e mi viene complicato, mi viene veramente difficile dire questa è la squadra che vincerà lo scudetto. No, per me non... siamo troppo distanti, troppo distanti dallo standard che serve per vincere lo scudetto. Poi magari arriveremo a raggiungerlo nel giro di qualche partita, e ribadisco che fino a che non si concluderà il girone d'andata, quindi non avremo affrontato tutte, sarà difficile tirare le somme. Però secondo me proprio le partite con Juventus e Napoli, quindi a inizio dicembre, potremo avere un quadro più delineato, più chiaro della situazione. Dal 9 di dicembre in poi, dalla sera dell'8 di dicembre o dal 9 di dicembre in poi, avremo più chiara la situazione. Poi
rimane uno scontro diretto forte con una squadra forte che è la Roma, e sarà l'ultima partita del 2023. Però attenzione, perché abbiamo parlato di alcune squadre, no? Tipo il Frosinone non è una squadra che in questo momento è nei bassi fondi della classifica. Dobbiamo affrontarlo. Anche il Genoa si è ripreso, dobbiamo affrontarlo. L'unica è la Salernitana, no? Che è l'ultima in questo momento in Serie A. Vedremo come ci arriverà quando andremo ad affrontarlo. Il Monza è comunque una squadra a metà classifica. Quindi il calendario che andremo a trovare dopo questa pausa nazionali, se sulla carta, come può essere una particolare, ne dico una a caso, è la prima che mi viene in mente, Inter-Frosinone, che sembra una partita scontata, però poi c'è tutto quello che succede dentro il rettangolo da gioco, sia per l'Inter che per la Juve, sia per l'Inter che per la Juve. E allora è per quello che vi dico che poi bisogna lavorarci dentro il campo. Io non, sono sincero, sono onesto, per quanto non mi stia piacendo quello che sto vedendo durante le partite della Juventus, per quanto ritenga la Juventus molto indietro su diversi aspetti, per quanto lo si noti, la Juventus è una squadra che segna con facilità sui calci piazzati, se no diversamente forse con le mani la può buttare dentro perché fa molta fatica, però esserli su mi fa piacere. Sono dell'idea che, continuando così, difficilmente rimarremo lì su, sono dell'idea che le prossime tre partite saranno quelle della verità, però sono qua che già mi immagino quel 26 di novembre. Cavolo, mancano due settimane e c'è già il nervoso di pensare che manchino due settimane perché saranno lunghe. Però voglio sapere un po' anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, soprattutto perché l'anno scorso, dopo questo filotto di partite, l'anno scorso sono state 7-9 vittorie di fila senza prendere gol. Quest'anno non è successo perché Dossena ha interrotto il bonus imbattibilità di Szczęsny, c'era stato lo 0-0 con l'Atalanta che non era vittoria, però poi vai a Napoli, rumba, 5 gol. Non sono pochi 5, non sono pochi 5 dell'anno scorso. Quindi nella mia mente il tarlo c'è ancora, di dire può succedere ancora quella roba lì. Mi auguro che si sia imparata la lezione, perché è essenziale poi imparare le lezioni, se no non ti servono a niente. C'è un argomento che voglio affrontare, non lo farò adesso perché sennò dovremo stare qui anni e anni a parlarne. Però vi faccio una domanda. Cos'è cambiato quest'anno rispetto all'anno scorso? Cioè la domanda è, perché la Juventus quest'anno sta raccogliendo più punti rispetto all'anno scorso? È un fattore di campo? È un fattore di non campo? Vedete qualcosa di differente nelle prestazioni? Ne parleremo, voglio parlarne. Non adesso perché diventa lunga. Però vi lascio con questa domanda. Se ne avete voglia, iniziate a sbizzarrirvi nei commenti. Ciao ragazzi.